HR TV Week, bentrovati in nostra compagnia, sempre qui sulle fonti TV 11.44 per chi ci segue in diretta. È il momento di parlare di innovazione come scelta consapevole. L'evento di Enfoni Italia sul tema della resistenza al cambiamento. Spesso essa limita in qualche modo la capacità di scegliere il meglio per se stessi, ciò vale anche per la propria azienda, perché no, non solo in ambito personale, insomma. E allora non bisogna avere paura di scoprire e usare nuove soluzioni per lavorare e collaborare. Questo è il messaggio che Enfoni intende trasmettere e per questo io lascio la parola subito ai nostri primi due ospiti, che saranno quasi padroni di casa, diciamo così. Il primo è Marco Pasculli, il secondo è Diego Parassole, e vi presenteranno da Enfoni e parleranno di tecnologia e innovazione. Quindi Marco, Diego, io farò un po' da moderatore, nel senso quasi da arbitro, quindi niente colpi bassi, non colpi sotto la cintura, e insomma vinca il migliore. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco Diego. Io sono Diego Parassole, faccio il comico, ma anche il formatore, il consulente. Mi occupo in particolare di neuroscienze, perché il nostro cervello è composto da circa 86 miliardi di neuroni che ci permettono di fare migliaia di baccate in milioni di modi diversi, e quindi è bene imparare a utilizzarlo al meglio. E con me abbiamo Marco Pasculli di Enfoni. Marco, cosa ci dici di te? Ciao Diego, ciao a tutti, buongiorno. Io lavoro per un'azienda che si occupa di innovazione, in particolare noi forniamo servizi in cloud per la comunicazione e la collaborazione. Ecco, a proposito di innovazione e comunicazione, conosciamo davvero le tecnologie che noi abbiamo a disposizione per migliorare le nostre performance aziendali, e soprattutto che cosa può impedirci di usarle al meglio? Qual è il tuo punto di vista, Marco, su questo? Allora, Diego, è una domanda importante che ho sentito spesso in questo periodo. È davvero smart working quello che abbiamo fatto? Ma allora, possiamo fare smart working vero? Beh, sai, allora ho la sensazione che molto spesso noi in questo periodo abbiamo fatto telelavoro, cioè diciamo che la differenza tra lo smart working e il telelavoro è che lo smart working è arrivato all'università, il telelavoro si è fermato alle medie. E a me verrebbe da chiedere però alle persone che sono in collegamento con noi, proprio perché parliamo di innovazione, quali sono le vostre priorità in azienda? Dove vanno le decisioni più importanti? Tengono conto dei costi, oppure è più importante la privacy o la sicurezza o il benessere, la qualità della vita delle persone? E quanto è importante la flessibilità? Io credo che siano tutte queste cose insieme, e da questo punto di vista credo anche che sia fondamentale tenere conto del fatto che dobbiamo mettere insieme i pezzi. L'innovazione, Marco, in tutto questo quanto ci aiuta? Beh, direi che è fondamentale, perché senza innovazione le aziende non rimangono competitive, senza innovazione le aziende non evolvono e rischiano di non rimanere nel loro mercato. Tu ti occupi di smart working, potremmo dire, più che altro ti occupi di servizi digitali, di telefonia in cloud. È importante per arrivare allo smart working, vero? Assolutamente sì, la collaborazione e la comunicazione fanno parte, sono tra gli strumenti principali per lavorare da remoto. Ora qui avremmo previsto un lancio del nostro presentatore, che però non sento, non vedo. No, ci sono. Eccoci. scusate il momento di pausa, diciamo così. Chiamiamola pausa teatrale, dato che abbiamo Diego Parassole in collegamento, perché esistono soluzioni che possono agevolare la vita. Adesso parlerete di una di queste tecnologie, ma cerchiamo prima di capire perché spesso, anche se sono disponibili, nonostante ne abbiamo quasi davanti agli occhi, non le adottiamo, insomma. E qui torno da Diego, che sicuramente ci racconta qualcosa. Sì, eccoci. Allora, dicevo, faccio il comico e faccio anche il consulente, il formatore. Chi non sa fare niente insegna, chi non sa neanche insegnare
insegna ginnastica, chi non sa neanche insegnare ginnastica fa il consulente. Tendenzialmente mi pagano per fare lo scemo, quindi vi prego di non sottovalutarmi, perché uno che si fa pagare per fare lo scemo non può essere completamente un pirla. Detto questo, vorrei ragionare con voi sul tema delle emozioni e del cambiamento, perché le emozioni ci guidano nelle nostre scelte, tanto che Antonio Damasio, uno dei principali neuroscienziati, dice non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma siamo macchine emozionali che pensano anche. Ma non sempre le emozioni ci aiutano a cambiare e ci fanno fare le scelte giuste. Voglio farvi qualche piccolo esempio. Pensate al televisore, un oggetto che tutti noi abbiamo in casa. Fino a un po' di anni fa avevamo quelli enormi a tubo catodico, sono stati sostituiti dagli LCD, dai televisori al plasma, e poi la tecnologia è andata avanti e si è arrivati ai televisori a LED. Un po' di anni fa, quando sono usciti sul mercato, le pubblicità battevano soprattutto sul fatto che consumassero meno, ma questa scelta d'acquisto, che sarebbe anche stata razionale, non se la filava nessuno. E così le pubblicità sono andate sempre più verso l'emozionalità, sono televisori ancora più belli, ancora più sottili. Ma diciamo la verità, se hai già un televisore a schermo piatto, a cosa ti serve averlo più piatto? Cioè, voi conoscete qualcuno che passa tutto il giorno a guardare il televisore di profilo? Cioè, un televisore, anche il più sottile che c'è, dopo che l'hai guardato 5 minuti di fila per così, ti rompi le balle e passi davanti. La cosa incredibile è che però la tecnologia è ancora andata avanti e sono usciti i televisori che con gli occhialini ti permettevano di vedere le immagini in 3D e sentivi la gente: perdinci, sembra che l'immagine esca dal televisore, per forza, troppo sottile, dentro non ci sta, che se inquadrano Giuliano Ferrara ti rimane incastrato nello schermo della TV per 3 settimane. Ti danno Titanic in TV, la prima ondata c'hai l'acqua nel tinello. Ma la tecnologia avanza ancora e adesso sono usciti i televisori a 4K, stanno arrivando gli 8K, e io mi chiedo: li comprerete? Li compreremo? Forse sì, perché sono gli unici che tra poco saranno presenti sul mercato. Ma il televisore a 4K, diciamo la verità, serve solo se è uno schermo gigantesco, perché l'occhio umano vede a 2K. È come comprare un CD con gli ultrasuoni, se non sei un Doberman non serve un cacchio. Ma noi siamo affascinati, no, da questi meccanismi che battono sulla nostra emozionalità e ci fanno fare scelte che non sempre sono la scelta migliore possibile. Come tutto questo avviene? Perché quando noi dobbiamo fare una scelta, io qui parlerò dell'acquisto perché è una scelta facile che tutti noi facciamo, quindi ci serve come esempio. Quando noi parliamo di acquisto, il nostro cervello funziona un po' come fosse una specie di cooperativa. Entrano in gioco 3 zone del cervello, che sono il nucleus accumbens, che fa parte del sistema della ricompensa, l'insula, che è un vero e proprio lobo del cervello, e la corteccia prefrontale, quella qui dietro. Cerco di spiegarmi più facilmente. Il nucleus accumbens, per gli amici NAC, è la zona del cervello che presiede al piacere. Si attiva quando vedi qualcosa che ti piace, la tua squadra vince, il tuo NAC fa la ola, vedi una bella gnocca, il tuo NAC ha un'erezione, e ti piace Toto Cotugno, il tuo NAC ha dei gusti del cacchio. Il NAC è quella zona del cervello, insomma, con altre, che produce dopamina, che è una sostanza naturale euforizzante che dà benessere, dà la carica. È quella stessa sostanza che noi produciamo in grandi quantità quando siamo innamorati. Avete presente quella sensazione di euforia pazzesca? Ed è la stessa sostanza che in qualche modo viene attivata dalla cocaina. In pratica, essere innamorati oppure tirare cocaina è quasi la stessa cosa. Infatti, quando ti lasci, perché l'effetto della droga è finito. Ora, perché vi sto raccontando questo? Perché il NAC è uno degli stimoli che noi abbiamo all'azione. Quando il NAC si attiva, ci fa agire e spesso comprare attiva il NAC e quindi ci fa produrre dopamina che ci fa stare bene. Poi c'è la corteccia prefrontale, quella che vi dicevo qui dietro,
che è la parte razionale di tutti noi, il commercialista, quello che fa i preventivi, quello che ci fa tenere a mente i nostri obiettivi, dove vogliamo andare. E poi c'è l'insula, che è una zona, io parlo dell'insula, ma in realtà mi riferisco a una piccola parte dell'insula, che è una zona del cervello che presiede al dolore, alla perdita, al disgusto. Quella sensazione di schifo, per esempio, quando vediamo un serpente o un ragno, è l'insula che ci dà un segnale. Ora, faccio prima a spiegarmi con un esempio. Funziona più o meno così. Vedi una mosca nel piatto, l'insula è quella che dice «Oddio, che schifo!» Il NAC, invece, tendenzialmente è ottimista. Dice «Una mosca meglio, mangiamo anche un po' di proteine!» La corteccia valuta dal punto di vista economico-razionale. Oddio, rischiamo un'infezione intestinale, però risparmiamo sul secondo. Ma sì, io rischierei, perché la corteccia fa delle scelte, ci guida l'azione, ma non sempre riesce a fare scelte completamente razionali. Vi racconto questo, per esempio, cosa succede quando entriamo nella galleria di un grande ipermercato o di un grande centro commerciale. No, lì vedi un maglione che ti piace, è quello che dice bello, compriamolo. L'insula incomincia a dire no, allora fatemi fare i miei conti. A questo punto il NAC si incacchia, bestia, è tutto il giorno che facciamo scelte razionali, facciamo una volta un colpo di testa. L'insula, l'ultima volta che hai fatto un colpo di testa paghiamo ancora le rate. L'insula fondamentalmente è genovese, ha un po' le braccine corte, quella che quando un NAC dice bello quel maglione, quello che ho sempre voluto, lei subito sì, infatti lei sette uguali nella radio, sì, per un modello che non passa mai di moda. Tutto questo succede nel tuo cervello mentre sei nella galleria di un centro commerciale. Quando voi vedete uno col carrello in mano e lo sguardo fisso nel vuoto, è perché sta aspettando che quei tre dentro di lui si decidano. Allora, la cosa incredibile è che uno dice la corteccia è razionale, l'insula dice sempre di no, il NAC vuol sempre comprare, non dovrebbe essere difficile evitare il comprare delle vaccate. Invece no, perché il nostro cervello, la nostra parte razionale, è soggetta a tutta una serie di bias, di errori di valutazione che influenzano le nostre scelte. Vi faccio un esempio, pensate ai saldi. Perché i saldi sono irresistibili un sacco di volte? Nel quotidiano vi è mai capitato di comprare scarpe da 300-400 euro che vi piacevano molto ma non c'era proprio il vostro numero? Tendenzialmente non succede, ma se le scarpe sono in saldo le prendi, dici sono un po' strette, ma poi cedono. Io ne ho comprate un casino di scarpe strette che poi cedono, non ha mai ceduto, però le dita dei piedi sì. Nei saldi ho visto donne cercare di entrare in vestiti che neanche in una muta da sub, dicendo la classica frase tanto prima o poi dimagrisco. Ho visto uomini nervoruti comprare la minigonna dicendo tanto prima o poi devo operarmi. Insomma, noi in quel momento, nel momento del saldo, leggiamo per esempio sconto 50% e in quel momento non stai comprando il prodotto ma stai comprando lo sconto per un meccanismo mentale che si chiama loss aversion. Attenzione, perché questo è un punto un po' difficile da seguire. Daniel Kahneman ci ha vinto il primo premio Nobel per l'economia, vinto da uno psicologo. Allora, in natura noi dobbiamo sopravvivere al male e non al bene. E quindi il male tendenzialmente il nostro cervello lo legge più forte del bene, perché il pericolo è, semplicemente è quello che può salvarci la vita. L'uomo si sviluppa nella savana, in Africa i primi ominidi sono lì, c'è un fruscio nell'erba, potrebbe essere un leone o potrebbe essere una gazzella. Nel dubbio il tuo cervello dice scappa, perché noi alla fin fine proviamo paura perché siamo semplicemente i figli di quelli che sono scappati, perché quelli che non sono scappati se li sono mangiati i leoni e non hanno avuto figli, semmai i figli li hanno avuti i leoni. Nella nostra quotidianità noi tendiamo a comportarci così anche oggi, tendiamo a sentire più forte il colpo di sfiga che non il colpo di fortuna, anche perché è più facile che ci siano delle piccole
sfighe nella quotidianità. È più facile che tu parcheggi la macchina, vai via, torni e la trovi tutta gibollata, che non il contrario, che parcheggi la macchina gibollata, vai via, torni e ti hanno messo a posto la carrozzeria. Non succede, non succede. Vi faccio un altro esempio. Il nostro cervello nella coppia, anche lì, legge più forte il negativo che il positivo. Se, per esempio, tu avessi detto alla tua signora, alla tua fidanzata o compagna, sei una stronza, beh, l'ha dimostrato Gottman, che è uno psicologo molto importante, dovresti dirle 5 volte tesoro per tornare sullo stesso livello di equilibrio, che non è facilissimo quando stai litigando. Per esempio, un giorno io ero con una coppia di amici, stavano litigando tra di loro, ho detto sei una stronza, ho detto dire 5 volte tesoro a lui, dire tesoro a quella stronza lì, è successo il finimondo. Allora, questo per andare verso la chiusura, cosa ci dice? Il nostro cervello tendenzialmente legge più forte il rischio, la paura, il pericolo, il negativo che il positivo. E questo cosa c'entra col cambiamento? Se mi date un attimo la slide, ve lo faccio vedere. Se noi guardiamo le emozioni, io credo che tutti voi vi possiate ricordare il film Inside Out. C'erano 5 emozioni primarie fondamentali, che erano la paura, la rabbia, ce n'era solo una positiva, per capirci, la gioia. Questo modello, questo film si rifà al modello delle emozioni di Paul Ekman, che è nella slide successiva, e che possiamo mostrare la slide successiva. Se voi fate caso, guardate, abbiamo emozioni come tristezza, rabbia, disprezzo. Ce n'è una sola che percepiamo come emozione positiva, la felicità, la gioia. Perché succede questo? Beh, questo succede perché le emozioni molto spesso muovono i nostri comportamenti. Qualcuno divide le emozioni in emozioni verso qualcosa o via da qualcosa. Verso qualcosa perché, per esempio, se c'è qualcosa che ci dà piacere, la gioia, per esempio, no? Beh, tendiamo a avvicinarci a quella cosa. Mentre nella maggior parte dei casi le emozioni ci allontanano da qualcosa. Se noi proviamo disgusto, ci allontaniamo da quello che ci dà disgusto. Anche la paura, che noi consideriamo un'emozione negativa, in realtà può salvarci la vita, no? Perché è quella che ci fa scappare, per esempio, al momento giusto. Allora, cosa c'entra tutto questo col cambiamento? Beh, intanto credo che incominciate poter capire perché il nostro cervello legge più facilmente il negativo del positivo. Quando qualcosa ci chiede di cambiare, se non è un cambiamento che abbiamo scelto, noi ci sentiamo un po' a disagio. Chiaro, dipende dal tipo di cambiamento, perché se uno ti dice da domani lavori la metà e guadagni il doppio, è un cambiamento facile da mettere in pratica. Ma quando il cambiamento è imprevedibile, quando il cambiamento non l'abbiamo scelto noi, oppure pensate, se dobbiamo introdurre nella nostra azienda nuove tecnologie, beh, incominciano a sorgere i dubbi, le paure, incominciamo a chiederci e se qualcosa va storto. Insomma, a quel punto ci sentiamo tranquilli come dopo aver ascoltato le previsioni del tempo fatte dal mago Telma. Incominciamo ad andare in ansia, si attiva l'amigdala, che è una delle zone del cervello che presiede alle emozioni e alla paura, e che si comporta un po' come la tua fidanzata quando sei fresco di patente, no? Quando è seduta di fianco a te mentre guidi, incomincia a dirti stai attento, rallenta, frena, no, va che c'è un semaforo, è giallo, è verde, è rosso, fino a quando tu innervosito alla fine pam, prendi un palo e lei ti dice anche te l'avevo detto. Allora, tutto questo rischia di bloccarci nella possibilità di cambiare, perché rischiamo di aver paura del cambiamento. Come possiamo gestire questa paura del cambiamento? Devo essere molto sintetico perché il tempo a mia disposizione sta finendo. Beh, in due modi che posso raccontarvi proprio al volo. Il primo è utilizziamo al meglio anche le emozioni negative. Se proprio abbiamo paura, possiamo usare i meccanismi istintivi del nostro cervello e farci la domanda giusta, quella che ci è più utile in quel momento, che non è cosa mi perdo, cosa rischio se faccio quel cambiamento. No, la domanda giusta è cosa rischio e cosa mi perdo se non lo faccio. Perché quel cambiamento potrebbe farmi perdere la possibilità di lavorare meglio, di essere più efficiente, di essere più flessibile, di stare al passo, star davanti ai miei concorrenti.
Quindi cosa mi perdo se non faccio quel cambiamento? E il secondo meccanismo che ci può aiutare è tenere a mente chiari i nostri obiettivi, restare lucidi, perché avere l'obiettivo ben chiaro, sapere dove vogliamo andare, attiva il NAC e tutto il circuito della ricompensa, ci porta ad agire per fare quel piccolo salto, per trovare quel piccolo momento di coraggio di cui abbiamo bisogno. Se ci concentriamo solo sul negativo, perdiamo delle opportunità. Invece è fondamentale costruire il positivo, iniziare a costruire il domani, perché il futuro delle nostre aziende dipende da noi. Insomma, il futuro è un po' come un mobile dell'IKEA, siamo noi che ce lo dobbiamo costruire. Io, Marco, spero di avere dato qualche spunto alle persone che ci stanno seguendo in questo momento, però a questo punto vorrei passare la parola a te, perché tu ci hai parlato a lungo quando, insomma, ci siamo conosciuti, hai parlato a lungo di digitalizzazione. Io non sono un esperto di digitalizzazione e quindi per parlare con me dovrai essere comprensibile a tutti, ed è un vantaggio che io sia qua, perché se capisco io, capiranno anche tutti i non addetti ai lavori su queste nuove tecnologie. Qual è il tuo punto di vista sulla digitalizzazione? Grazie Diego, hai fatto un discorso molto chiaro, molto lineare e sono sicuro anche comprensibile per tutti. Possiamo togliere le slide, scusami se ti interrompo, così la tua immagine va sullo schermo pieno. Però possiamo anche proseguire, scusa l'interruzione. Assolutamente, nessun problema. Allora, parliamo di comunicazione e collaborazione online. Come comunicano le persone online? Lo fanno attraverso il telefono, attraverso le comunicazioni, le mail, la messaggistica istantanea. La collaborazione invece si fa con riunioni in videoconferenza o la possibilità di collaborare su file, condividere file e collaborare insieme in team sullo stesso documento. Siamo nell'era digitale e possiamo utilizzare tutti questi canali attraverso qualunque dispositivo connesso a internet, quindi che sia un computer, un tablet, uno smartphone. Nell'ambito più specifico della comunicazione e della collaborazione, fare innovazione, affrontare il cambiamento, significa passare al cloud. La paura a questo cambiamento ha avuto un effetto molto evidente negli ultimi mesi, durante il lockdown, un momento che, dato lo stravolgimento della nostra vita, ci fa affermare con fermezza che c'è stato un prima, c'è stato un durante e c'è un dopo, che è quello che stiamo vivendo in questo momento, in queste prime settimane. Come andava prima del lockdown? Cosa stava succedendo? Guarda, prima del lockdown, allora, quando torno alla parola magica cloud, c'erano applicazioni in cloud già utilizzate, come appunto la possibilità di fare meeting virtuali, altre assolutamente no, come ad esempio la telefonia. Certo. E poi? Durante il lockdown questo approccio ha dato delle conseguenze, ha portato delle conseguenze, perché se tu pensi a tutto quello che è in cloud, quindi agli strumenti che abbiamo utilizzato per fare videoconferenze, meeting online, nessun problema. Se pensiamo agli strumenti che invece non sono e non erano in cloud, come la telefonia, problemi ce ne sono stati molti. E quindi adesso come possiamo costruire il dopo? Cioè, mi racconti esattamente che cosa è successo, anche perché poi, diciamo la verità, il dopo è adesso, quindi è meglio arrivarci subito per evitare, no, i problemi che magari ci sono stati durante il lockdown ed essere pronti a usare al meglio il cloud. Dopo ti chiederò anche perché il cloud e tutto il resto. Certo, la cosa che dobbiamo fare, che le aziende devono fare, è abbracciare il cloud, approcciare il cloud senza paura, senza paura della trasformazione, anche perché già lo fanno per tantissime altre applicazioni. Tornando alla telefonia, che è l'argomento di cui mi occupo, l'Italia, non ti nascondo, che ha un gap piuttosto evidente rispetto al resto del mondo. Perché? Com'è la situazione nel resto del mondo e all'estero, insomma, e anche in Italia ovviamente?
Pensa Diego che in Italia il numero delle aziende che hanno migrato il proprio sistema telefonico o centralino, come viene conosciuto nel nostro settore, sono meno del 2,5%. All'estero la situazione è completamente diversa, perché la telefonia in cloud è una realtà da tantissimi anni, presente da tantissimi anni nel mercato. In Nord America la base installata supera addirittura il 35%, vuol dire che oggi si vendono solo sistemi di telefonia in cloud, quote similari anche, percentuali similari anche nel Nord Europa, e una fortissima accelerazione c'è stata anche nell'Europa occidentale, quindi l'Italia è un po' più indietro da questo punto di vista. Qua provo a inserirmi io allora, perché qui come al solito siamo sempre indietro, siamo sempre più indietro degli altri, quindi ti chiedo a questo punto a cosa è legata insomma questa percentuale così bassa per quanto ci riguarda. Ci sono davvero tanti motivi. Quello di cui ci rendiamo conto di più nella nostra attività quotidiana sono sicuramente un problema culturale, nel senso che molti imprenditori e molti decision maker sottovalutano l'importanza e il valore della telefonia business, che non è la telefonia consumer, così come spesso sottovalutano gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del sistema telefonico. Viene percepito un po', la telefonia viene percepito a volte come un po' come un servizio base, come il contatore della luce e dell'acqua, quindi qualcosa che c'è, che funziona e non deve essere toccato, un po' come dire, sai, ce l'ho già, non me ne importa. E scusami Marco, ti voglio fare una domanda diciamo un po' provocatoria, ma dopo il lockdown non è che la telefonia, non voglio dire sia morta, però è decisamente in declino? Oramai tutti sono impazziti per le videochiamate, no? La telefonia, per capirci, non è destinata a sparire. Ad alcuni potrebbe sembrare un sistema un po' antico. Mi viene da sorridere perché, guarda, ti rifaccio una domanda. Tu mi vuoi dire che da adesso in poi, che comunque, o magari anche prima, noi faremo videochiamate con tutti, sempre, comunque? Sai, la telefonata comunque è qualcosa di immediato, qualcosa che non necessita di organizzare. Non mi devo preoccupare di come mi devo vestire per fare una chiamata. Certo, sì, assolutamente. La telefonata più immediata, anche oggi banalmente abbiamo avuto qualche problema, no, di connessione per far partire questa cosa. Con la telefonata è tutto molto più veloce, molto più immediato, non devi cercare di avere la casa a posto o l'ufficio a posto, perché insomma no, io ti dico onestamente, durante il lockdown ho visto videoconferenze con gente che si vedevano in campo i panni stesi, e poi adesso le persone, bisogna dire, sono tornate a muoversi anche molto di più. E la videochiamata, mi è capitato un giorno, ero un po' in ritardo, quindi mi si è attivata una videochiamata che avevo, ma ero in macchina, stavo guidando, quindi a quel punto posi il cellulare sul sedile, è inutile la videochiamata in quel caso, per non parlare di quando le persone sono magari collegate con te, non hanno gli auricolari e quindi appoggiano il telefono all'orecchio ed è una videochiamata, ma tu vedi solo il loro padiglione auricolare, che onestamente non è la parte più interessante. La telefonata in un sacco di contesti è più pratica. E perché è poi così importante però il centralino per le aziende da questo punto di vista? E un'altra domanda che mi viene da farti è perché le aziende, tutto sommato, stavi dicendo prima, sono attente ai servizi cloud, hanno spostato tutta una serie di servizi in cloud, ma poi sono poco attenti alla telefonia in cloud? Ti posso dire che ci sono almeno tre validissimi motivi per passare il proprio sistema telefonico in cloud. Elimina i costi inutili, elimina la rigidità del centralino telefonico ed elimina i rischi informatici relativi alla telefonia. Scusami, cioè, allora, supponiamo che io compri un servizio di telefonia in cloud. Chi mi garantisce che la rete tenga? Perché ti faccio un esempio proprio banale. Qualche giorno fa, io sto a Milano, la fibra ottica, per 2 giorni e mezzo non ho avuto la linea. Ho chiamato il centro di assistenza, il massimo che hanno saputo dirmi è: sai, in questi giorni la fibra ottica ha la congiuntivite. Adesso, questa è una battuta mia ovviamente, però
tutto in cloud, tutto in internet, tutto legato a internet. Se poi internet non mi va, che cosa faccio? Così come già fai per tutti gli altri servizi e tutte le altre applicazioni. E cioè, se tu analizzi per un momento qual è la criticità, dov'è il possibile punto di interruzione di un servizio in cloud piuttosto che un centralino telefonico. Il servizio in cloud ha, diciamo, il suo punto di possibile blocco nella connessione internet, ma le aziende oggi hanno la possibilità, anche spendendo molto poco, di avere più connessioni con operatori differenti, e addirittura ognuno di noi sul proprio smartphone ha una connessione internet. Se pensiamo invece al centralino telefonico, se si ferma il centralino telefonico, non c'è un backup, molto spesso non c'è un backup, e l'interruzione, il ripristino del servizio non è proprio così banale come passare da una connessione internet a un'altra. Ho capito, quindi insisto sul cercare, sul fare le pulci, però telefonia in cloud, e se si bloccano i vostri server? Non si può, perché noi abbiamo una struttura che ha N data center che sono completamente georidondanti, e un'infrastruttura che non si può fermare. Addirittura il nostro servizio prevede che potrebbero saltare tutti i data center tranne uno, quell'uno è in grado di supportare tutti i clienti che abbiamo in tutta Europa. Sì, la domanda vera che bisogna farsi, scusa Diego, ti interrompo, è: ma sai, dobbiamo fare attenzione a chi è il fornitore dei servizi cloud a cui mi rivolgo, perché fare il fornitore dei servizi cloud potrebbe fare, non dico chiunque, ma molti. È importante scegliere bene. È vero anche questo, infatti mio cugino fa l'elettrauto e vende servizi in cloud, e insomma, devo dire, non sono sempre affidabilissimi. Però per entrare un po' più nei dettagli, l'azienda, il centralino resta importante, mi dici perché resta importante proprio in due parole, e poi quali sono i vantaggi del cloud? Perché il centralino oggi resta importante in un'azienda? Il centralino è vitale, i servizi telefonici business sono vitali, perché di fatto rappresentano il front end dei tuoi possibili clienti o dei tuoi clienti. Un cliente che chiama un'azienda e dall'altra parte viene dato un servizio pessimo, la chiamata non raggiunge un destinatario, peggio ancora la linea occupata, di sicuro non ti dà una buona immagine, probabilmente ne chiamerai un'altra. Certo. Allora, tornando invece al cloud, quali sono i vantaggi della telefonia in cloud rispetto al centralino tradizionale? Ma come dicevo poc'anzi, allora, prima di tutto elimina i costi inutili. Cosa sono i costi inutili? Manutenzione, aggiornamento, assistenza, che sono molto visibili, ma poi ci sono tutti quelli nascosti, che pesano almeno altrettanto, se non di più, come le risorse che devo dedicare a gestire il mio servizio telefonico, i tempi che devo impiegare per mantenerlo in esercizio e le possibili interruzioni del servizio. Certo, e diciamo che il cloud offre un po' la possibilità di un passaggio, come è avvenuto per capirci, col lettore DVD che prima avevamo in casa, però comportava intanto che funzionasse il lettore DVD, poi andare a noleggiare i film o comprarli e così via. Oggi abbiamo servizi tipo Netflix e molti altri, ce l'abbiamo a casa, non abbiamo nessun problema, non dobbiamo fare la manutenzione di quello che era il lettore DVD e così via. Quindi quella è già una tipologia di vantaggio. Sì, è proprio così. Poi c'è anche un altro paragone che noi possiamo fare, un altro esempio, cioè oggi siamo entrati in un'economia che ha abbandonato il concetto del possesso, ma ha abbracciato il concetto del pago quello che utilizzo. Se vogliamo fare, appunto, ancora come ti dicevo adesso, un esempio, oggi le aziende cosa fanno? Comprano le automobili o le noleggiano? Io personalmente le rubo grazie alla terza attività di mio cugino, che, come sai, insomma, si dà da fare su diversi settori, è una multinazionale oramai praticamente mio cugino. A parte le baccate, hai un cugino straordinario, dico, un cugino assolutamente straordinario. Sì, diciamo, non è affidabilissimo, però no. Per certi versi, diciamo, si lancia in molte attività. Ma poi immagina un'azienda che poi addirittura ha tante sedi, ha 10 sedi, 20, 50, cioè pensa che questa azienda ha tanti centralini, quindi tanti sistemi da gestire, da assistere, che mal di testa.
Fammi citare un'azienda che ha scelto i nostri servizi qualche tempo fa, che molti conoscono, soprattutto quelli che hanno degli animali e dei compagni nella propria casa, animali domestici, che è MaxiZoo. MaxiZoo, che è una delle più grandi catene di vendita, di shopping, di prodotti per animali domestici. Perché MaxiZoo ha scelto Enfon? Ma anch'io ho scelto MaxiZoo, ci vado a mangiare spesso, te lo dico onestamente. Fantastico. No. Abbiamo scelto MaxiZoo, ha scelto noi, perché di fatto noi a MaxiZoo abbiamo garantito le due criticità, la risposta alle loro due criticità. Il primo è stato quello di eliminare tutti i centralini nei loro negozi, che sono centinaia in tutta Europa, e quindi sono passati a un sistema in cloud. E poi noi siamo un'azienda internazionale. MaxiZoo non è un'azienda presente in un'azione, ma è presente in moltissimi paesi europei, e pertanto con noi, che noi siamo un'azienda, un carrier internazionale, ha trovato la soluzione ideale. Certo, e da questo punto di vista voglio passare al cloud, vengo da te e che cosa succede? Ma molto velocemente analizziamo i costi che la tua azienda sta sostenendo per il sistema telefonico e valutiamo insieme se ti conviene passare al cloud, e cioè sì. Non è che poi tu sei come quelli che ti telefonano proponendo il nuovo contratto telefonico, cioè a me capita che sono in macchina a 150 all'ora in ritardo per andare da qualche parte, mi chiamano e mi dicono ha dietro la bolletta del telefono che vogliamo farle un'offerta migliore, non fai così tu, no? No, per l'amor di Dio no. Ok, e scusa, per curiosità, domanda che mi è venuta in mente adesso, ma quanto dura un centralino tradizionale, quelli fisici in Italia, quanto durano di solito? I centralini di nuova generazione durano, diciamo, da 3 a 5 anni. In Italia la vita media in un centralino, supera i 10 anni. Cioè, anche lì siamo indietro. Beh, in effetti io so di centralini che aspettano quota 100 per poter andare in pensione, ma anche perché da noi è molto diffusa la passione, il collezionismo di centralini, no? Cioè, so di tanta gente che si tiene centralini in casa, ci parla, a volte li chiama anche, ma proprio per affezione rispetto al centralino tradizionale. E che altri vantaggi, Marco, ci sono col cloud? Eliminiamo completamente la rigidità del centralino telefonico, e cioè aumentiamo la flessibilità dell'azienda nell'utilizzo del sistema telefonico, ad esempio la rigidità del costo. Un sistema in cloud, per definizione, così come tutte le applicazioni che noi utilizziamo, si paga per il reale utilizzo. Immagina un'azienda che ha 50 dipendenti, è difficile oggi pensare quell'azienda cosa sarà tra un anno o due. Magari sarà un'azienda di 100 dipendenti, come ci auguriamo, oppure l'azienda potrebbe cambiare business e avere la necessità di 20 collaboratori. Beh, in quel caso con il cloud pagherai per 100 se sarai più grande, pagherai per 20 se sarai più piccola. E poi la flessibilità si va dal fatto che nel mondo del cloud, nell'era digitale, oggi qualunque servizio è un'app, quindi anche il tuo interno telefonico, che in azienda, se hai un centralino, fornisce servizi limitatamente al telefono che hai sulla scrivania, in questo caso è un'app che installi sul tuo cellulare, sul tuo computer, e te lo porti con te, mantenendo e utilizzando il solo numero telefonico aziendale. Cioè, questo vuol dire, scusami, praticamente che tu mi chiami come se mi chiamassi sul numero fisso aziendale, io ti posso rispondere al cellulare, ho capito bene? È proprio così. E permettimi a questo punto di farti vedere tre slide per farti capire anche cos'è un'applicazione di telefonia. E prima di tutto ti devo dire che abbiamo un nome, il nostro servizio ha un nome, Claudia, che ha un nome un attimo molto... di disturbo, ok, vai. Okay. No, ecco, scusami, ti ho interrotto, ma sentivo delle voci sotto, probabilmente sono dei fantasmi che ogni tanto appaiono. Nel mondo del cloud. Ecco. Dicevo che Claudia è il nome del nostro servizio, che associo ovviamente il termine cloud con una definizione molto semplice da ricordare, e se giriamo adesso la slide ti faccio vedere anche questo come appare sui tuoi dispositivi, quindi tu hai la stessa interfaccia, la stessa applicazione che puoi utilizzare in parallelo o come ti pare, che tu sia in ufficio, che tu sia in movimento, quindi col tuo cellulare, oppure dal tuo computer, se ancora una volta sei a casa piuttosto che in ufficio. E se giriamo la slide ti faccio vedere poi come appare questa interfaccia telefonica,
che è la stessa, la medesima, che tu sia sul computer o che sia sul telefono cellulare, e ti assicuro che questo è quanto di più semplice tu potrai trovare nel mercato. È un'interfaccia facilissima che adesso ti faccio anche vedere in un'altra, girando la slide, ti faccio anche vedere in un modo diverso. Scusa. Marco, no, non sto vedendo la slide, vedo... Forse proviamo a risolvere noi, forse ne abbiamo uno in regia, un backup magari, qualcosa? Sì, per favore. Ci scusiamo un attimo con le persone. Ma stavamo scherzando, ma non si ferma niente. Ah, ok, era tutto uno scherzo. Okay. No, era solo per far vedere che insomma, funziona sempre tutto fino a quando all'improvviso non smette di funzionare. E quando qualcosa smette di funzionare, a volte davvero può essere un problema. Può essere un problema soprattutto se parliamo di sicurezza, perché quando qualcosa non va sul fronte della sicurezza, possono esserci guai seri. Altro che, sai, il rischio informatico deriva da che cosa? Dal fatto che il centralino telefonico che è in casa dell'azienda, che scusa se lo ricordo, è un oggetto IP, è un server, è un computer, sai, se non viene aggiornato c'è un problema di vulnerabilità. Ma l'hacker informatico cosa fa se entra in un centralino non aggiornato? Stiamo parlando di quelli fisici, giusto? Sì, entra nella tua azienda e succedono tante cose diverse. Ci fai qualche esempio per curiosità? Recentemente, è capitato ormai qualche tempo fa, conosciamo un'azienda che alle 9 del mattino, all'ingresso di tutti i dipendenti alla propria scrivania, pensa che ridere, tutti i telefoni erano bloccati. Cioè praticamente questi hanno dovuto andare nell'azienda vicina per chiamare qualcuno che gli sbloccasse i telefoni. Vabbè. E poi altri casi che sono successi, ovviamente non... Fra i tuoi clienti, nel senso che stiamo parlando di telefonia fisica, ecco, per capire. Sì, telefonia fisica è quello che succede nei centralini non aggiornati, ma qui ne sentiamo quasi tutti i giorni, attacchi informatici che attraverso i quali l'hacker che cosa fa? Si diverte a scatenare telefonate verso paesi esotici che girano naturalmente bollette con costi infiniti. Sì, è vero, mi ricordo che mi hai raccontato di quello che continuava a chiamare in Ghana, si vede che aveva molti parenti lì e voleva salutarli e approfittava però delle telefonate a carico di un altro utente che era un'azienda. E invece situazioni ancora più legate alla sicurezza, cioè al di là, no, di questi, chiamiamoli giochini, che poi giochini non sono affatto perché possono creare seri problemi, ci sono altri... Sì, il danno più grave che un hacker informatico può fare, esattamente come da qualunque altro punto di attacco, è prelevare informazioni dell'azienda, magari il database dei dipendenti e dei clienti dell'azienda stessa. Sì, questo è obiettivamente un problema serio, perché io onestamente non mi sarei mai aspettato, no, che attraverso un centralino fisico non aggiornato potessero entrare a rubare dati dell'azienda. Cosa che tra l'altro implica problemi di privacy e mille altre cose. Sì, se parliamo di privacy apriamo veramente un capitolo enorme, cioè perché il tema della privacy impatta economicamente, perché se i tuoi dati vengono prelevati potresti perdere molti soldi, strategico perché perdere informazioni confidenziali vuol dire danneggiare il proprio business, e naturalmente un problema personale, perché sapere che poi la tua azienda è soggetta ad attacchi informatici perché hai un centralino fisico non aggiornato, è chiaro che mi causerebbe difficoltà anche a dormire. Certo, sì, cioè subentra anche una componente di stress personale per le persone dell'azienda e per chi la gestisce. Marco, insomma, mi sembra tutto questo naturalmente non succede con la telefonia in cloud, che è sempre aggiornata, dico bene? È proprio così. La sicurezza viene costantemente mantenuta allo stato dell'arte. Ecco, però mi viene da chiederti, tu prima hai fatto l'esempio di Maxi Zoo, che è una società con molti centri, molti negozi e così via, quindi le vostre aziende, le aziende con cui collaborate, immagino siano tendenzialmente grandi aziende, no? Cioè
multinazionali e cose di questo tipo, oppure ci si rivolge a un target di utenti più largo? Per chiudere questo, Marco, ti chiedo di essere sintetico, che siamo verso la fine. Sì, sì, assolutamente. In verità, no, i nostri clienti sono tutte le aziende che hanno un centralino telefonico, da molto piccole a molto grandi. Quindi è indifferente. Diego, volevi fare la chiusa tu, vai. No, assolutamente, volevo capire, va bene, no, lascio a te la parola, vai, prego. Sì, perdonami, come sai, insomma, in TV i tempi spesso sono tiranni, un po' meglio le cose vanno a teatro, quindi quando magari ti capita di essere sul palco, però adesso noi dobbiamo fermarci un secondo per poi tornare, quindi rimanete con noi. Io ringrazio intanto ovviamente Diego e Marco per questa prima parte, ci ritroviamo poi dopo, insomma, nella seconda parte appunto del nostro HR TV Week, quindi rimanete lì, a tra poco per la seconda parte. Seconda parte della HR TV Week, oggi parliamo di innovazione come scelta consapevole, lo stiamo facendo attraverso Enfone e quindi parliamo di cloud, di telefonia e mi ricollego alla domanda che Diego Parasole ha fatto poco fa a Marco Pasculli, e cioè quali sono le aziende, le imprese, insomma, a cui appunto Enfone si rivolge, si chiedeva se sono molto piccole, molto grandi, insomma, nazionali, internazionali. Beh, insomma, Enfone ne ha approfittato e ha invitato proprio qui durante la nostra chiacchierata per l'HR TV Week due illustri ospiti che hanno scelto di migrare il proprio sistema telefonico tradizionale ai servizi in cloud. Due aziende diverse tra di loro, e lo scopriremo adesso perché stiamo per parlare con loro oltre che con Diego e con Marco. E allora do il benvenuto a Chiara Faccio, partner dello studio Rossi e Associati, avvocato Chiara Faccio. Buongiorno Chiara. Buongiorno Giacomo, grazie. E poi un saluto anche al dottor Manfredo Sciarretta, presidente del gruppo Edge. Manfredo, grazie per essere qui con noi, benvenuto. Grazie a voi, benvenuti, bentrovati. E allora abbiamo quindi altri due partecipanti della nostra chiacchierata. Io restituisco la parola a Diego, che ha fatto davvero insomma interlocutore tra le parti. Io mi limito insomma a dirvi niente colpi bassi e poi fuori secondi. Diego. Giacomo, grazie. Allora io intanto vorrei partire con una domanda, Manfredo, tu permetterai, no? Si dice sempre prima le signore. Vorrei partire con una domanda che poi replicherò ovviamente a te, a Chiara. Chiara, la mia domanda è: che cosa vi ha fatto rendere conto che esisteva un'alternativa al vostro centralino telefonico tradizionale? Da cosa siete partiti per questa innovazione? Poi ci dirai se è stata utile o meno, insomma. Allora, anzitutto Diego, grazie per la cavalleria, che è sempre apprezzata. Non la si dà per scontata, per cui grazie anche a Manfredo. Allora, guarda, tu hai fatto una premessa bellissima che mi sono proprio goduta con questo excursus sugli aspetti emozionali e razionali che fanno parte della nostra mente. Ti devo dire, per rispondere alla domanda che mi stai facendo, che la scelta di passare ad un sistema di telefonia che ci ha indubbiamente cambiato la vita ed è stato provvidenziale in questo periodo sciagurato è stata una decisione presa dalla parte NAC del nostro cervello, quindi dalla parte sicuramente emozionale. Io ho la fortuna di conoscere Marco Pasculli da tanti anni, ci siamo incrociati in vicende lavorative diverse nel corso di questi anni. Faccio una domanda precauzionale, non è che sei sua cugina? Io non ho cugini come il tuo, ahimè, mi piacerebbe perché mi sembra una persona molto poliedrica e utile, ma non ce l'ho e non sono cugina di Marco. Però ho una profonda stima e una profonda fiducia in Marco e questa è stata la benzina che sicuramente ha reso possibile e facilitato la scelta del cambiamento. Perché? Noi siamo una realtà di studio legale in centro a Milano, siamo una realtà piccola rispetto alle grandi realtà a cui vi accennava Marco, perché siamo in 30 avvocati. Siamo una realtà, per quanto sui generis, però una realtà tradizionale come tipo di impostazione di lavoro, quindi abituati ad un centralino, ai telefoni, ai nostri cellulari che facevano solo il cellulare,
Incontro Marco, dopo un po' di tempo che non lo vedevo, mi racconta quello che di bello stava facendo con Enfon. Io cado dalle nuvole perché tutto posso dire di me tranne che essere un'esperta di tecnologia, di informatica, e per di più di telefonia in cloud. Mi racconta questo mondo così nuovo, così diverso, me ne innamoro, la mia parte NAC mi fa dire perché no, e questo l'abbiamo fatto prima del lockdown, e dico fortunatamente l'abbiamo fatto prima, perché nel momento della forzata chiusura e della paura, quindi dell'insula che ha sopraffatto tutti, noi eravamo provvidenzialmente preparati ad affrontare anche da lontano, anche fuori dai nostri studi, perché non dimentichiamo che a Milano, in Lombardia, come poi in tutta Italia, sono stati proprio chiusi gli uffici, per cui se non avessimo avuto la possibilità di utilizzare uno strumento così duttile, flessibile, dinamico, sicuramente il nostro lockdown si sarebbe presentato molto più difficile, molto più complesso. Ti faccio un esempio banale che però ti può dare la dimensione di quanto può essere stato utile per noi avere uno strumento di questo tipo durante i mesi lontano da qui. Noi, giustamente Marco prima accennava l'importanza che ha il rapporto telefonico con le persone. Noi abbiamo due tipi di relazioni fondamentali nella nostra tipologia di lavoro. La relazione con il cliente, quindi la relazione con una persona che in quel momento ha un problema, ha una difficoltà e si rivolge all'avvocato per risolvere la propria difficoltà, e la relazione interpersonale all'interno dei collaboratori dello studio. Ebbene, se in quei mesi, che già sono stati difficili per tutti i motivi che ahimè ben conosciamo tutti, non avessimo avuto strumenti agili, performanti, che ci avessero permesso di comunicare, di tenere vivo e forte il rapporto fiduciario con i clienti, ma anche, permettimi di dire, il rapporto umano con i nostri collaboratori, sicuramente il periodo sarebbe stato molto più difficile, se non addirittura impossibile da gestire, forse sarebbe stato quasi impensabile far progredire la macchina organizzativa di una realtà come la nostra, che non si è potuta fermare come fortunatamente tante altre. Quindi benvenga la forza che abbiamo avuto di passare al cambiamento, di farci trovare preparati. Non potevamo naturalmente prevedere che sarebbe successo quello che è successo, però non ti nascondo che ho salutato poi con molta rassicurazione l'idea di avere uno strumento che da fuori ci permetteva di gestire telefonate, centralino, famigerato nostro centralino, che ahimè anche il nostro era lì pronto ad andare in pensione, ma non ci decidevamo a mandarlo, ed è stato veramente un grandissimo consiglio che mi permetto di dirti, Diego, questa modernizzazione che noi abbiamo fatto in studio l'autunno scorso, Marco correggimi se sbaglio, ma direi che era l'autunno, ci ha permesso anche di efficientare le nostre performance lavorative, perché c'è una bella differenza ad avere tutto sotto mano, ad avere sul computer, sul telefono, sul cellulare, sul tablet, tutto quello che una volta invece avevamo solo nell'apparecchio fisso sulla scrivania. Per cui è stato sicuramente un passo coraggioso, fatto non di testa, ma fatto di emozione, che però è stato veramente provvidenziale. Beh, certo, avete utilizzato bene le vostre emozioni e la voglia di cambiare sì, e di migliorare. Allora, uno, devo fare una rapidissima precisazione. Io ci tengo a dire a tutti quelli che sono ascolto in questo momento che non siamo stati né io né Marco i pazienti zero per diffondere la telefonia in cloud. Ecco, questo deve essere chiaro a tutti. Però è vero che la telefonia in cloud ha aiutato a superare questo momento di crisi e di difficoltà. Chiara, ancora una domanda molto sintetica. Ci hai già dato molte risposte, ma il punto di partenza qual è stato? Il problema che vi ha indotto a dire sperimentiamo la telefonia in cloud e vediamo se ci troviamo bene? Guarda, l'esigenza in realtà primaria che avevamo noi in studio era un'esigenza di contenimento dei costi, che è un'esigenza immagino comune a tante altre realtà. Noi venivamo da contratti con compagnie telefoniche molto datati negli anni, che erano rimasti così a giacere nel loro limbo senza mai essere ripresi in mano. Poi a fine anno fai, ahimè, tra i vari costi che devi considerare, tiri un po' le somme e ci siamo accorti che in effetti il costo della telefonia era molto importante.
Per cui diciamo che la spinta, il momento iniziale è stata la volontà di capire se ci fossero metodi alternativi, strumenti alternativi che ci permettessero di contenere anche l'aspetto dei costi. Quindi questa è stata la domanda che in primis io ho rivolto a Marco e lui mi ha dato una risposta molto, molto diretta, come avete conosciuto che è Marco. Cioè mi ha detto, ma certamente sì, ci si può fare, si può fare di tutto. E da lì quindi abbiamo studiato la soluzione più congeniale per la nostra realtà, perché ripeto, noi non siamo una grande azienda, quindi abbiamo esigenze forse un pochino diverse da quelle di una grande azienda, ma altrettanto indispensabile contare su strumenti di comunicazione efficienti, efficaci e soprattutto anche contenute nei costi, perché bisogna fare tanti altri conti. Spero che abbiate fatto causa, essendo uno studio di avvocati, le compagnie di telefoniche che vi tenevano tariffe alte. Vorrei passare però a Manfredo, perché appunto poi dobbiamo stare nei tempi. Manfredo, voi da che cosa siete stati mossi in questo passaggio, no? Perché poi spesso le persone hanno paura di innovare, di rischiare. Qual è stato il vostro punto di partenza? Beh, noi purtroppo eravamo obbligati ad un cambiamento, perché avendo fatto delle acquisizioni durante il 2019, quest'anno riunendoci tutti in un'unica facility avevamo proprio necessità di crescere, quindi le alternative erano implementare ampliando la struttura che avevamo in precedenza, cioè un centralino tradizionale, oppure provare una soluzione diversa come quella della telefonia in cloud. Il nostro consulente di telefonia, che anche lui era passato da un colosso della telefonia tradizionale a Enphone, ci ha spiegato quali sono i vantaggi della telefonia in cloud, e quindi abbiamo cominciato a fare la lista di questo va a vantaggio di una soluzione, questo va a leggero svantaggio, ma alla fine la lista era talmente orientata verso la telefonia in cloud che abbiamo scelto di seguirla. E mi riferisco alla flessibilità, al fatto di non avere limiti nell'ampliamento, perché noi siamo cresciuti ma contiamo di farlo ancora un po' nel tempo. Il fatto di avere, noi per esempio occupiamo in uno stesso palazzo tre diversi uffici in piani differenti, e fra qualche mese apriremo un altro ufficio a Roma, quindi la telefonia in cloud da questo punto di vista annulla tutte le distanze. Alcuni dei nostri colleghi peraltro lavoravano già in giro per l'Italia, quindi avere la possibilità di raggiungerli era con maggiore flessibilità, era certamente un vantaggio della telefonia via internet. Sì, insomma, poter lavorare in ufficio ma poter lavorare anche dall'esterno, e mi sembra di capire che il vostro punto di partenza sia stata la flessibilità. Siete stati soddisfatti di questo tipo di passaggio? Guarda, proprio per riprendere quello che dicevi, un po' di ansia nel cambiamento c'è sempre, quindi un po' di preoccupazioni sul passare ad una soluzione che non avevamo mai affrontata c'era, e quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo tenuti il nostro centralino vecchio ancora montato dentro l'armadio rack, i telefoni in un armadio, e pronti a riattivare la soluzione precedente nel caso in cui avessimo avuto qualche difficoltà, ma questo non si è verificato. Mi fa ridere perché quando, lo dico per chi ci ascolta in questo momento, quando qualche giorno fa ci siamo parlati per capire di che cosa, per raccontarvi anche che cosa, qual era il tema, no, di questo nostro incontro, sia Chiara che Manfredo hanno confessato, beh sì, il centralino tradizionale ce lo siamo tenuti lì, no? Perché poi c'è sempre un po' di paura, però è positivo che invece il passaggio sia andato bene, quindi non abbiate dovuto tornare indietro al centralino tradizionale. Manfredo, un'ultima domanda ancora, anche voi siete passati al cloud prima della vicenda Covid, siete passati in mezzo? Cioè praticamente un anno fa, poi abbiamo attivato un primo ufficio in ottobre, poi man mano a gennaio nel nuovo building
con tutti i nuovi posti. Quindi abbiamo fatto un passaggio graduale. È chiaro che con il lockdown c'è stato il vero colpo di grazia al vecchio centralino più che altro. Quindi il fatto che anche la collega che si occupa della reception potesse gestire il centralino, quindi il cosiddetto post-operatore, comodamente seduta sul suo divano di casa mentre era in smart working, passando tranquillamente le chiamate dall'una o all'altra città nei dintorni di Milano dove abitano gran parte dei colleghi, è stato sicuramente un grande vantaggio. Ma peraltro anche quando è qui in ufficio, siccome noi non siamo così grandi da avere un centralinista vero e proprio, ma la collega che si occupa del welcome office ha varie attività, lei è sicuramente in grado di muoversi in giro per l'ufficio e quando riceve una telefonata risponde con le sue cuffiette e se deve trasferirla usa il suo cellulare, una soluzione che sicuramente la telefonia tradizionale non ci avrebbe dato. Poi Manfredo, se ti servono dei collaboratori in più, poi ti passo il numero di mio cugino. vabbè, ovviamente mio cugino. Allora, credo che i tempi stringano, mi piacerebbe ascoltare ancora di più la vostra testimonianza. È interessante come voi abbiate progettato un cambiamento e questo vi abbia agevolato, no? Quando c'è stata un'emergenza, perché poi molto spesso le aziende cambiano quando sono costrette a farlo. E questo cambiare sotto il peso dell'urgenza non ci rende mai la vita facile. Io direi che vorrei salutarvi, piuttosto ci vediamo una sera a cena e mi raccontate ancora. Quindi grazie Chiara, grazie Manfredo. Marco, abbiamo ancora Grazie a qualche voi. minuto e vorrei chiedere. Ho scoperto chi è il paziente zero, il consulente della telefonia di Manfredo che ha Esatto, segnalato i è vantaggi lui. di No, Apple. L'abbiamo trovato. adesso a parte le battute, è interessante come il lavorare, no, sul miglioramento poi ci garantisca spesso dei risultati inaspettati quando c'è una vicenda inaspettata, perché poi possiamo prevedere molte cose, ma questa vicenda immagino nessuno di noi non addentro al settore della virologia avrebbe mai potuto prevederla, ma ci ha Ahimè. dato un vantaggio competitivo. A questo punto, Marco, insomma, dobbiamo andare verso siamo addirittura d'arrivo. Persino io che disfatto non uso un centralino tradizionale, sto pensando di mettere un centralino in cloud, vista la quantità di telefonate che ogni giorno arrivano a mia figlia. Perché le persone dovrebbero rivolgersi a voi, a Enfone? Diego, perché come avete sentito, noi offriamo servizi innovativi con la qualità migliore possibile grazie a un'infrastruttura ultra ridondante. E poi perché noi offriamo dei contratti non vincolanti e senza penali di uscita, quindi offriamo la massima libertà. Quindi azienda, diciamo, che opera a livello internazionale. Scusami, quando dici massima libertà vuol dire che uno può dire non mi sono trovato bene e vado via. Questo Corretto, sto intendendo? corretto, è proprio così. Ok, e allora per essere provocatorio fino alla fine, vi è mai capitato che qualcuno vi lasciasse? Qual è il vostro tasso di abbandono dei clienti? Il tasso di abbandono nei primi 6 mesi di quest'anno è stato pari a circa lo 0,55%, che fisiologicamente sono le aziende che cessano le attività o vengono acquisite. Quindi praticamente, pur essendo liberi di andarsene, no? Perché questo a volte ci vincola molto, no? L'idea di essere poi prigionieri, ostaggi di una situazione, e nonostante i vostri clienti non siano, scusami il termine, ostaggi, non siano tenuti da dei contratti che li vincolano in maniera ferrea, restano con voi. Beh, questo mi sembra assolutamente positivo per andare addirittura ad arrivo. Come riassumeresti i vantaggi della telefonia in cloud? La telefonia in cloud garantisce il vostro risparmio, garantisce la vostra flessibilità e garantisce la vostra sicurezza. Quindi risparmio, flessibilità e sicurezza.
Diciamo che sono la telefonia in cloud rappresenta un costo basso per qualcosa che non ha prezzo. Ti ho già trovato lo slogan quando farai la pubblicità in televisione. E un'ultima domanda che mi sembra molto importante. Ma il vostro servizio si può provare? Cioè, così uno dice, vediamo cosa succede, vorrei provarlo, si può provare, non si può provare? Sì, si può provare, infatti questa è una delle leve che utilizziamo per convincere le persone che hanno paura al cambiamento. Noi mettiamo a disposizione un centralino virtuale, temporaneo, per 30 giorni, senza alcun impegno. Quindi noi l'abbiamo fatto. Dai, questo è molto... Come? Anche noi abbiamo avuto la possibilità di sperimentare prima il sistema nuovo. Quindi è stato molto utile. Sia Manfredo che Chiara hanno usufruito di questa possibilità. Allora, per quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, se qualcuno volesse rivolgersi a voi per saperne di più, per fare quelle domande magari più rivolte alle esigenze della singola azienda o per provare il centralino, Marco, come possono fare le persone che ci stanno ascoltando? Facile, se potete far vedere la slide conclusiva, mi piacerebbe che le persone che stanno ascoltando mi scrivessero all'indirizzo di posta elettronica che vedrete nella slide e darmi la vostra disponibilità o quella di chi si occupa della materia in azienda a un incontro per dimostrare davvero senza impegno, molto velocemente, i vantaggi dei nostri servizi che sono usati, pensate, da oltre 40.000 aziende in Europa. Bene, quindi si può provare, potete contattare Marco Pasculli o sul sito tramite la sua mail personale che state leggendo in sovraimpressione nella slide. A questo punto, Marco, un'ultima cosa, che cosa ti dà soddisfazione nel tuo lavoro? La soddisfazione più grande è quando mi sento dire da clienti che diventano tali dopo qualche settimana frasi come, ce n'è una che ricordo in particolare, wow, non immaginavo neanche si potesse lavorare così. Beh, questo mi sembra veramente un bel finale per adesso, perché io mi auguro che molte persone ti contattino per i vostri servizi. A questo punto non mi resta che salutare e ringraziare ovviamente le fonti TV che ci ha ospitato e poi i nostri ospiti, ovvero sia Chiara Faccio, Manfredo Sciarretta e soprattutto Marco Pasculli, che ci ha raccontato come funziona il mondo della telefonia in cloud. Quindi grazie a tutti a tutti quelli che sono stati in ascolto con noi, che sono stati fino alla fine, e passo la linea al nostro Giacomo. Ciao! Grazie Diego Parassole, grazie Marco Pasculli e agli altri ospiti che hanno arricchito, insomma, la conversazione su questo tema, il tema l'innovazione come scelta consapevole, il cloud, la telefonia. Abbiamo parlato di un'azienda, di Enfone, abbiamo parlato anche di due clienti, insomma, di Enfone, cioè Chiara Faccio dello studio Rosso Associati e Manfredo Sciarretta, presidente del gruppo Edge. Si chiude qui il nostro appuntamento che vi rinnovo, insomma, per il prossimo per i prossimi aggiornamenti. Io intanto vi ricordo che alle 14.30 c'è Alexandra Georgieva e con la sua diretta, quindi rimanete con il resto della programmazione delle fonti TV. Grazie ancora a Diego Parassole e a Marco Pasculli, restate con noi.